Federico. Grazie, grazie. Sentite, la persona che mi fa ridere di più è Federico, perché io la mattina mi vado a cercare quello che scrive, è una cosa fantastica, fantastica, fantastica. Io invece come vedo Luciano mi vedo ridere, come mai? Io lo prendo come la faccia buona di questo complimento, l'altra faccia. No, io allora, invece ragazzi, posso dire sta cosa, no? Scusami Sonia, siccome è un mese... che non ci sentiamo, ci vediamo con Alberto, io la chitarra di Alberto, vederla così, sono contento. La sua canzone, già ne avete parlato, tutti hanno cantato la sua canzone, Dipinsi l'anima, un tempo piccolo, la sta cantando Mina. Chi è che manca ancora per cantarla? Forse Costanzo vuole fare una versione di questa. Mi dai una Dipinsi l'anima, mi dai una nota? Vai. Una nota. Eccola. Dipinsi l'anima, tutti l'anonima, mescolai la vodka con acqua tonica, sipario. Bene. Perfetto, adesso hanno cantato tutti. Alberto, grande Alberto. Oddio, che mi sento male. Bandaggio, allora, bandaggio. Gabriella, benvenuta. Sì, Sonia, grazie. Che vieni da noi. Sì, dai, benissima. È un piacere. Speriamo la prima di tante altre. Di tante, entri nel club, insomma, dai. Volentieri. Siamo, è una banda di matti, non so se hai avuto modo di sentirci altre volte. No. Siamo un po'. Mi sa che ci sta bene pure lei, però. Sì. Però sai cos'è? Che sabato, il sabato mattina uno si vuole divertire, dai. Giusto. Senti, sai che noi scriviamo sempre sul web gli ospiti della settimana e tantissime persone hanno detto: ammazza, Gabriella Golia, che bella, che bella, che bella, come me la ricordo, fantastica. Cioè, tu hai lasciato veramente il segno, eh? Sono felice. Sei felice, no? In quei momenti forse non te ne rendi conto, io non me ne rendevo conto, in effetti sì. Me ne rendo più conto adesso con tutti i complimenti e l'affetto che comunque la gente ti dimostra, anche se al momento non sei in video. Sì, quando ero ragazza no, non mi rendevo conto di... Tutto sommato fai parte del club delle signorine buonasera, ma al di là di loro tu eri quella sexy, quella figa, quella più giovane, cioè poi sei stata anche conduttrice, hai fatto anche tante altre cose. Ecco, brava, infatti non mi piace essere ricordata solo per signorina buonasera, anche no, certo. Se sicuramente è quello che ho fatto di più negli anni, però in effetti ho cercato di diversificare il più possibile. E senti una cosa, tu poi hai, cioè la tua carriera, i tuoi anni di lavoro, tutti nel prima ad Antenna Nord, era come si chiama? Antenna Nord, la prima? Prima di diventare Italia 1 si chiamava Antenna Nord, però anche in Rai, io anche in Rai i primi anni ho fatto delle cose. Ah, ok. Un programma stranissimo per la regia di Enzo Trapani, che era un grandissimo artista. Famosissimo. Era un programma musicale dove nessuno parlava e eravamo 4-5 ragazze, tra cui Barbara D'Urso, e facevamo dei siparietti tra un brano musicale e l'altro, però non si parlava mai, solo musica. Quello era l'anno di Alan Sorrenti, Figli delle Stelle. Pensa. E poi successivamente, sempre in Rai, con Raimondo Vianello e Claudio Lippi, 7 e mezzo. Cioè ero giovanissima, per cui il primo approccio è stato Valletta, per cui... Certo. Però anche la Rai c'è stata. E poi quindi è iniziato Fininvest, cioè Mediaset, Fininvest ai tempi. No, inizialmente era Rusconi. Quando si chiamava Antenna Nord era della Rusconi Editore, è diventata Network Italia 1 sempre con Rusconi, e dopodiché credo nell'82 Berlusconi ci ha comprato. Ha comprato tutto, per cui... Certo, chiaro, dopo mi parlerai, perché mi affascina l'idea di sapere da chi l'ha conosciuto ai tempi, chi era Berlusconi ai tempi all'inizio, cioè il giovane imprenditore, doveva essere, già si doveva notare che era una testa, insomma, non comune. Sì, sì. Esatto. Non comune. E invece adesso volevo dare la parola a Federico. Federico! Eccolo. Allora, cioè, ma che mito, muoici con questo altro libro, no? Sì. Che ha un titolo un po' particolare, Vedi de fa poco spiritoso, ma come dice la vedi, perché poi c'è Conte in vetrina, in prima pagina, esce il 1° dicembre il libro, che io ho avuto modo di sfogliare in anteprima, fichissimo, come tutte le cose che fai tu, ma con chi ce l'avevi? Conte? No, in realtà è come se fosse una frase di Conte. Ho trovato questa bella immagine di Conte, quindi visto anche il periodo, insomma, visto che oramai tutti ce l'hanno contro il governo, no? Vabbè, insomma, paga il dazio ovviamente di dover gestire una situazione
di questo tipo, quindi è normale che comunque le cazzate si facciano, no? Quindi è una situazione difficile. E quindi il titolo è veri fa poco spiritoso, come se fosse una frase pronunciata da Conte. Premetto ovviamente no, perché magari qualcuno pensa che mi sono messo a scrivere, ma non è che... Era una raccolta di vignette, esatto, no? Perché uno dice che palle, pure questo è messo a scrivere. No, scrivono tutti. Esatto. Non è un romanzo, è semplicemente una raccolta di vignette che va dalla caduta del governo giallo-verde fino più o meno insomma a questi giorni. Senti una cosa, ma cioè hai fatto una cosa grandiosa, perché tu hai iniziato a raccogliere le vignette da luglio 2019 per arrivare sì. Ad ottobre, mese scorso. Esatto. Quindi tutte le scaramucce tra Salvini e Di Maio, no? Quindi 5 Stelle, Lega. Poi piano piano ti sei trovato, cioè hai seguito la politica in quest'anno che è un anno folle, più folle di così non si può, no? Ti sei trovato il governo Conte, ti sei trovato di tutti, il Papa con le sue esternazioni, cioè non, alla fine tu la mattina entri sui social, vai su Twitter, vedi quello che succede, pagli, come si dice in gergo, gliela molli, perché io c'è stato quel periodo incredibile, no? Con Matteo Renzi, che ogni volta che lui scriveva qualcosa tu dang, con sì. Tutti i politici, cioè era proprio diventato il Paolini della situazione. Non so se l'avete mai seguito, ma cioè, ti hanno dato tanto adito, però. Sì, diciamo che questo è stato un periodo un po' difficile per tutto, no? Perché è monotematico come periodo, e sono i tempi in cui se parli del tempo adesso sei originale, capito? Sei arrivato a questo paradosso, perché si parla solo di Covid. Quindi è stato difficile per tutti, anche per la satira, secondo me, perché il monotema è il Covid, quindi lascia poco spazio ad altro. Poi ovviamente ci sono i provvedimenti del governo, quindi la politica c'è sempre sullo sfondo, però è sempre orientata in quella direzione. Però insomma speriamo che adesso ogni tanto poi capita qualcosa, cioè a me purtroppo la morte di Maradona, su cui io non faccio satira personalmente, non mi piace fare satira su quello, anche se ho detto che io a differenza di tutti stimavo più l'uomo che il calciatore, che per come è paradosso, però ci sta l'elezione americana, quindi ogni tanto ci vuole qualche cosa di un attimo di respiro, perché sennò diventa proprio... Quella di Trump, com'era? Scusami, quella che Matteo Renzi fa gli auguri a Trump per riprendersi dal Covid, e tu dici sì, ah, sì, Melania, sì. Che gli hai detto tu? No, lui diceva appunto augura a Trump di riprendere, era su Twitter questa, era una risposta al suo tweet in cui diceva spero che Trump si riprenda presto, e io gli ho risposto giusto stamattina Melania dice ma Renzi ti è fatto sentire, cioè, perché mi faceva ridere apposta cosa che Trump aspettasse gli auguri di Renzi per andare avanti. E quindi è un continuo, ragazzi, io non so come ti vengono, perché poi nella vita reale tu sei abbastanza serio, così tranquillo, uno si aspetta, e invece vai là perché sei un grande osservatore, no? Sì, beh, diciamo che io poi insomma la battuta mi piace, no? Mi piace essere fulminante, a parte le vignette, però questo botta risposta su Twitter è stata sempre una cosa che mi è piaciuta fare, perché comunque riporti un po' i grandi temi, no? I tweet su argomenti seri, e glieli butti giù, no? Con un linguaggio come se stessi a parlare con un amichetto. È ovvio, questi social l'hanno reso possibile, è ovvio, quando c'era Fanfani non è che insomma c'era questa possibilità, questo è stato, ha un po' abbassato il livello della politica questo sicuramente, però ha reso un po' più facile l'interazione tra il popolo e i politici, con tutte le distorsioni del caso, perché c'è anche l'altra faccia della medaglia in tutto questo, ovviamente. Senti una curiosità, ma il politico più divertente, cioè quello che sta più allo scherzo, ce l'hai? No, se cavolano tutti. No, per niente, guarda, sono molto è molto più facile che si arrabbino, anzi succede spesso, i supporters dei politici, a meno che non ci vai proprio ovviamente in modo pesante, anche con frasi sessiste, come è successo appunto
in questi ultimi giorni. No, quello più divertente per me rimane sempre Gentiloni, perché aveva delle pose, per quanto riguarda appunto il mio modo di fare satira, aveva delle pose meravigliose, cioè un'espressività proprio fantastica, quindi io con lui mi divertivo proprio. E adesso, sai, è pure difficile trovarli in situazioni simpatiche, perché adesso non ci si può muovere, quindi cioè, sono sempre da soli, oppure sono ritratti alla Camera, al Senato. Però le contraddizioni ci stanno sempre nel governo, è ovvio che la satira si punta sul governo, quindi a partire infatti dall'alleanza PD 5 Stelle, no? Che già è stata una cosa, a proposito delle doppie facce, però insomma, ecco, quei spunti ne danno sempre. Certo, vero. Mazzo. Allora, dunque ragazzi, l'avete sentito qual è il tema della trasmissione di oggi? Yes. Sì. Che ne avete passate voi, qualcuna avete qualcosa da raccontare? Io personalmente devo dire che sono stata abbastanza fortunata. Non mi è mai capitato, ma forse perché non mi è mai capitato, forse perché io per prima detesto parlare male della gente, e preferisco, se c'è qualche cosa da dire, dirla in faccia, per cui forse mi auguro che anche gli altri facciano lo stesso con me. Però Gabriella, scusala, mi permetto di dire, no? È impossibile che non ti sia capitato, perché comunque sia, quando si fa una carriera dove ci si mette in vista, purtroppo queste cose capitano. Probabilmente non te ne sei accorta, oppure forse non ti interessava, perché è veramente impossibile. Oltretutto c'è una caratteristica tua fisica che è ovvio che la cosa avviene, perché essendo bella... E bella, intelligente, la verità, simpatica, mi permetto di dirti che sei cresciuta e sei addirittura migliorata, quindi questo carino, grazie. Proprio, ci sono delle donne che comunque agiscono, ma non solo donne, perché poi ci sono anche gli uomini che si muovono in questa maniera, diciamolo, perché sì, è sì, una caratteristica sia degli uomini che delle donne. Però credo che veramente sia impossibile, o ti sei protetta, oppure no. Allora, sicuramente hai ragione se parliamo di persone che non conosco, però qua subentra l'invidia, che è un po' diverso dal voltafaccia. Cioè, sicuramente da parte di un sacco di donne di cui non ho conoscenza. Anche se tu sei sempre una che è piaciuta alle donne, anche questo sì, bisogna dirlo. Ed è importante, sì, perché è non hai mai creato quella specie di situazione... Bravissima. E quindi questo già è molto importante. Però comunque sia, è impossibile. Però guarda, Gabriella, più che volta faccia si parla di doppia faccia, cioè una che ti dice che carina, così, e poi zoom, si gira e dice ah, ma quella, ma lasciala stare, ma quella. Ma se io devo pensare alle mie amicizie, devo dire, non credo. Sicuramente da parte di soprattutto donne che non conosco, sì. Le mie amicizie, anche nel nostro ambiente, devo dire, sarà che noi siamo sempre state un po' protette, nel senso che magari non registravamo negli stessi studi dove c'erano tutte le altre trasmissioni, sì, si andava se dovevamo fare delle ospitate, delle cose, però noi abbiamo sempre un po' avuto una nostra oasi, diciamo, no? Per cui ognuno si alternava nel proprio lavoro, non abbiamo mai litigato. Io delle mie... non piace chiamarle colleghe, le chiamo amiche, le vedo ancora adesso. Però per esempio non ti è mai stato promesso un programma e poi ti sei trovata in situazioni imbarazzanti dove invece in realtà c'era qualcuna che ti faceva le scarpe? Cioè non è mai successo nulla di tutto questo? Sì, è capitato, ho un vago ricordo una volta, però vabbè, capita, che devo fare. Ma eccolo il problema, capito? Probabilmente sei tu che non... Ma non è stato un volta faccia suo? Cioè è qualcun altro che ha deciso così, cioè non c'entra la persona che in un certo senso mi ha sostituito, magari è chi mi aveva promesso e non ha mantenuto. Esattamente, perché vedi, per esempio, no, io ti guardo e ti vedo oggi, no, e mi rendo conto che tu sei una donna abbastanza risolta, perché ti presenti senza trucco, ti vedo molto serena in questo, è un grande vantaggio. Beh, sono un po' truccata, ma sì. Sono appena alzata. Va bene, però sì, cioè non mi sono mai truccata molto. Ecco, ti vedo molto sicura, no? Si vede che sei una donna che ha fatto le proprie scelte e non le ha subite.
questo e è quindi, certo. Quindi è chiaro che sei in una posizione privilegiata personale. Le ho anche pagate queste scelte. Eccola, appunto, capito? Perché poi no, ognuno di noi si muove. Quindi Gabriella, in volta faccia... Sì, dimmi. No, devo dirti ciao, io sono un po' cresciuto, no? Io e mio fratello, io mi ricordo un anno, a proposito di faccia e di look, tu avevi questa acconciatura leonina. No, aspetta. Gli anni di Visitors. No, invece, a guardarci adesso è tutto un altro conto. Ma io e mio fratello abbiamo, tra virgolette, fantasticato, perché tu eri aggressive e quindi da questa dolcezza che hai sul viso, però c'è stava pure un attimo di irrazionalità, questa cresta leonina. Ma io sembro dolce, cioè sono dolce, ma non solo. Ecco. A me, mio fratello, ci sei piaciuta sempre, siamo cresciuti. Noi aspettavamo che tu presentassi le trasmissioni, ma guardavamo te, ma non le trasmissioni. Te lo giuro. L'annuncio. Te lo giuro, questa è verità, per noi c'eri te, e mio nonno invece c'aveva il calendario sexy della Orso Manno, perché lui piaceva lo stile quello, la Orso Manno, ma la Orso Manno, ma vedi quanto è bella, insomma noi ci siamo cresciuti e grazie perché entravi nelle case e dicendo permesso senza dirlo, ecco questo te lo devo carino, dire. Carino, grazie. È così. Federico, senti, e tu invece? Hai dovuto allontanare qualcuno che... è capitato, cioè è normale che adesso nel mio piccolo, poi è ovvio che quando hai un successo, soprattutto quando vieni da una piattaforma come quella dei social, che è disponibile a tutti, no? Quindi in teoria tutti ci possono riuscire, quindi è normale se tu riesci, c'è tanta gente che aspira magari a emergere da lì, però non ci riesce, quindi è ovvio che questo succede. Poi in questo periodo è molto... tutti ce l'hanno una maschera, anche perché se te la levi sono 4,8 di multa, però dico... sui social è molto facile costruirsi, hanno enfatizzato questa tendenza delle persone a costruirsi anche un'immagine che magari non è, cioè a proposito di doppie facce di personaggi poco trasparenti, perché io ovviamente sui social, purtroppo, ahimè, perché mi sono pure un po' rotto, dite la verità, però purtroppo ci devo stare, vedo veramente che persone che si costruiscono attraverso un social un'esistenza che non corrisponde al vero, perché tu magari li conosci veramente, quindi scrivono certe cose, anche dettano regole di condotta, di moralità. E che poi fanno tutt'altro. Esatto, ma per chi li conosce, cioè una volta scrissi un post in cui sembrava più uno striscione da stadio, però scrissi sui social dispensi morale e regole di condotta, nella vita sei peggio figlio della mignotta, giusto per fare una rimasta. perché comunque tu sai benissimo che poi non corrisponde alla realtà, sui social sono tutti buoni, sono tutti bravi, sono tutti belli, ma anche nell'interazione con le altre persone, a me capita ogni volta, una cosa che mi ha fatto sempre ridere, di vedere quando vengono pubblicate, le coppie pubblicano le loro foto insieme, no? A proposito di parlare male alle spalle, vedi magari delle coppie oscene, obiettivamente oscene, no? Cioè, parliamoci chiaro, ci stanno le coppie belle e ci stanno pure quelle brutte, cioè. E infine i commenti, quanto siete belli, tremendo, cioè, capito? È il classico commento è belli con 780.000 i, no? Quando poi, magari poi se gira all'altra parte dice ammazza che cancello che... è verissimo, ragazzi, allora 3775 104 500 siamo qui con Federico Palmarori, il famosissimo autore delle più belle frasi di Osho, e Gabriella Golia, Alberto Laurenti, Loredana Petrone, Stefano Bongazzone, Luciano Lembo, Sonia D'Agostina, la folla, cioè siamo in troppi, ragazzi, non dobbiamo essere prima più di uscire dalla puntata si incavola. Posso far cantare una bellissima canzone a Luciano, che ne approfittiamo che siamo qui? Quello sul diverso? Ti ricordi? Sì, sul diverso, cioè ci sarà una persona sincera, almeno tu nell'universo. Dai, sì, così da perché c'è la pubblicità, vai. Tu che sei diverso, almeno tu nell'universo.
un punto sei che non ruota mai intorno a me, un sole che splende per me soltanto come un diamante in mezzo al cuore tu. Bellissimo. Oh, grande Alberto. Oh, andare in pubblicità. Un bacio a tutti. Alberto. Ciao Alberto. Grande. Allora, a tra poco Sonia, riprendiamo la linea dallo